Queste sono le ASICS Gel Cumulus 25 e rappresentano la scarpa meno pubblicizzata, ma al tempo stesso morbida, reattiva e che vi consente di correre tutte le distanze e soprattutto con un prezzo assolutamente accessibile. E per capirlo, come al solito, partiamo dal suo. La Gel Cumulus è cambiata completamente nella taglia US 9, pesa 255 grammi, anche se le mie bilance indicano qualche grammo in più. Drop 8, 37,5 mm nel tallone, 29,5 nell'avampiede. Utilizza il Pure Gel, così come lo utilizza anche la versione premium, la Gel Nimbus 25, nel tallone. E soprattutto questa mescola Fly Foam Blast Plus, che è molto reattiva, veloce e anche consente di essere utilizzata per lunghissimo tempo. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute. Le 3 cose che invece avrei cambiato, e soprattutto a chi è adatta questa scarpa e in quali condizioni suggerisco di utilizzarla. Mi è piaciuta moltissimo la tomaia in jacquard mesh, che secondo me è elasticizzata al punto giusto, ha uno spazio nell'avampiede discreto, non eccessivo, visto che la tomaia stessa si allarga abbastanza, non avrete nessun problema. Ho amato anche la protezione nella parte superiore, una traspirabilità discreta, comprate la bianca se la volete utilizzare durante l'estate. La struttura simmetrica dell'allacciatura, che utilizza dei lacci abbastanza standard per l'azienda giapponese. Mi è piaciuto molto anche il logo nella parte mediale, che consente un bloccaggio del piede assolutamente buono. La linguetta è paffuta ma non paffutissima, non so perché è stato aggiunto una parte superiore abbastanza plasticosa, ma che comunque consente di inserire la scarpa in maniera semplice e precisa. Ho apprezzato anche il fatto che il tallone abbia una conchiglia ben solida, un salottino nella parte anteriore, e comunque il tallone si piega soltanto nella parte superiore, mentre la conchiglia garantisce una stabilità eccezionale nonostante appunto i 37,5 mm di altezza dal suolo nella parte posteriore. Ho amato davvero la struttura dell'allacciatura con 3 occhielli visibili e altri 2 laterali. Questa scarpa si allaccia perfettamente. C'è la scritta 25 plasticosa sul collo del piede, per dire la mia sorella maggiore costa di più e più bella, ma sinceramente la cosa non crea nessun problema, perché comunque il collo del piede è coccolato da questa linguetta davvero molto paffuta e comunque ben disegnata. La linguetta non è soltanto paffuta ma anche a soffietto, cosa che garantisce un bloccaggio del piede molto buono. Non avrete secondo me nessun problema di allacciatura, visto che nei miei test estivi e autunnali non si è mai allacciata. Ho poi amato il fatto che esistano degli elementi riflettenti sul tallone, cosa che è assolutamente necessaria soprattutto ora con il cambio dell'ora. A livello di numero, poi, decisamente suggerirei lo stesso numero della casa giapponese ma anche degli equivalenti competitors, perché lo spazio nell'avampiede è discreto e comunque la struttura elasticizzata vi consente di averlo abbastanza importante, e poi inoltre la scarpa è assolutamente ben solida grazie soprattutto al bloccaggio del tallone e anche del mesopiede. A livello poi di tomaia, l'ho amata particolarmente perché l'ho presa bianca per l'estate. Non è al numero 1 della traspirabilità, ma comunque il doppio strato di questo jacquard mesh vi consente una buona traspirabilità e comunque la potreste utilizzare per tutta la stagione, cosa che di fatto rende questa scarpa una soluzione unica per tutto l'anno. A livello di intersuola poi sono rimasto sorpreso da 3 caratteristiche. Il drop 8, che rende questa scarpa comunque molto utilizzabile da tutti i podisti amatori, la presenza di una quantità importante di Fly Foam Blast Plus nell'avampiede, la scarpa è stata alzata di 2 mm rispetto al modello precedente, e soprattutto il fatto che la scarpa stessa abbia una mescola molto più morbida rispetto a quella che invece era presente nel modello precedente, cosa che rende la scarpa davvero adatta non soltanto per correre velocemente ma anche lentamente, perché questo Fly Foam Blast Plus è secondo me molto reattivo nonostante la scarpa sia comunque davvero flessibile. Ho amato anche la presenza di questo Pure Gel, che non si sente più di tanto nonostante consenta un'ammortizzazione relativamente morbida, soprattutto molto stabile nonostante appunto i 37,5 mm di altezza dal suolo. Tra l'altro sarebbe morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa,
come vedete in questi giorni le sto facendo in maniera copiosa. A livello di battistrada è stata scelta una struttura di design molto leggera. Ovviamente c'è una gomma dura RAR Plus nella parte posteriore, una gomma un po' più morbida nella parte anteriore anche per correre sul cuscino. Il posizionamento di questa gomma dura è solamente nei punti strategici. Interessante notare che lato mio, forse per il mio appoggio, ho rovinato la parte esterna, cosa che comunque non ha nessun impatto sul comportamento nella corsa. A livello di trazione questa scarpa ha un grip moderato, però secondo me non avrete nessun problema di cambio di direzione, anche perché sia l'appoggio di tallone che di avampiede consente una presa sicura grazie soprattutto alla dimensione della scarpa stessa. Un'altra cosa che ho amato, a parte la struttura della scarpa, è il peso della scarpa stessa, anche se forse non sono 255 grammi ma più 263 nella taglia US 9, secondo me questa scarpa ha un'ammortizzazione eccellente per il peso e di conseguenza potrebbe essere utilizzata anche da podisti amatori un po' più pesanti. A livello di stabilità poi non dimentichiamoci che l'ho usata tutta l'estate e che comunque ne ho preso anche un secondo modello perché penso di utilizzarla durante l'inverno. Questa scarpa, nonostante l'altezza dal suolo, è davvero molto stabile. Il Pure Gel la rende stabile, così come anche il Fly Foam Blast Plus. Ovviamente non la raccomando ai podisti amatori che avessero qualche problema di iperpronazione, perché comunque la scarpa non ha nessun supporto di stabilità e di conseguenza, pur essendo stabile, forse è adatta più che altro a chi avesse voglia di utilizzarla per corse lunghe e comunque fosse magari stanco dopo 30 km e quindi volesse utilizzare una scarpa comunque riposante. A livello di distanze la scarpa potrebbe essere utilizzata dai 10 fino addirittura ai 100 km perché è comunque una scarpa molto riposante e vi consente di correre fondamentalmente a tutte le velocità. La utilizzerei per corse sicuramente lente, ma anche per dei fartlek e per chi volesse. Comunque questa scarpa ha la possibilità, grazie alla sua reattività, di consentirvi di spingere abbastanza rapidamente, perché comunque il peso è inferiore a quello di una scarpa tipica a 3 e di conseguenza potreste, grazie alla minore massa, correre comunque anche velocemente e a lungo. A chi la raccomando? Sicuramente al podista amatore evoluto per correre le corse lente, perché comunque la scarpa è davvero riposante, ma anche al podista che pesa sugli 80 kg come scarpa unica, perché vi consente di correre tutte le distanze a tutte le velocità e anche per esempio 7 km nel parco. Potrebbe essere infine la scelta di chi volesse correre la prima maratona, magari non con la pioggia, soprattutto se pensasse di correrla in 3:30 o in 4 ore, perché la scarpa davvero è molto riposante e comunque non vi creerà nessun problema nella seconda parte di gara, dove si tende ad appoggiare di tallone. Grazie alla schiuma stabile di questa scarpa non avrete assolutamente nessun problema. La scarpa poi utilizza una soletta Ortholite che potrebbe essere sostituita da dei plantari personalizzati, cosa che potrebbe consentire di utilizzarla anche a chi avesse problemi di iperpronazione. La scarpa tenderà a durare almeno 700 km grazie alla quantità importante di mescola nel tallone, dove ovviamente il 70% di noi appoggia, e soprattutto la tomaia non ha nessun punto di rottura. Forse potrebbe esserci qualche problema a livello di battistrada, ma credo comunque che la potreste portare a correre per tantissimi chilometri, e poi ovviamente suggerisco di cambiarla con un altro modello, magari anche in casa ASICS. Non sono chiaramente tutte rose e fiori, secondo me il battistrada è buono ma non eccezionale. La trazione, soprattutto nelle giornate di pioggia, potrebbe crearvi qualche problema di grip, però comunque credo che il fine ultimo di questa scarpa sia di correre lentamente e quindi non credo che ci siano problemi in questo caso correndo a 5-6 al chilometro anche cambiando direzione. Se è vero poi che la tomaia è molto comoda e confortevole, credo che durante l'estate potreste avere qualche problema a livello di sudorazione del piede, per cui questa tomaia tende a scaldare abbastanza, non a caso l'ho presa bianca. Infine, anche se secondo me questo non è un problema, non avrei messo una struttura così plasticosa in una scarpa di questo tipo, perché credo che ASICS significhi premium come essenza di scarpa stessa. In conclusione, sono rimasto sorpreso dal fatto che anche una scarpa tra virgolette mid range possa rappresentare davvero un prodotto premium. È vero che ci sono qualche problema
di design che secondo me sono fondamentalmente voluti dall'azienda giapponese, però credo che questa scarpa possa essere adatta a tutti i podisti amatori, alle prime armi, ma anche voluti per corse lente ma anche veloci. La raccomando, anche perché ha un prezzo davvero accessibile, e suggerisco di prenderla non bianca, ma comunque è una scarpa che potreste utilizzare per tutta la stagione. Voi nel frattempo stay strong, keep running, io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, ciao, alla prossima.